Sì, buonasera. Vi presento una persona di cui vi ho parlato e vi ho accennato già qualcosa, l'avete vista nelle storie, nei post, perché siamo insieme da un mese Sì. ed è anche il motivo per cui siamo senza mascherina, perché abbiamo fatto già la quarantena praticamente, quindi siamo a postissimo. Mollo, no, vendo Vendo tutto e tutto e vado vado a a vivere vivere in in camper. camper. Allora, lei è Marta Ciao, piacere. Ciao a tutti. e De Roma, si sente? Non lo so, se sente, se Si può sente sentire, che è se De volete parlo Roma? normale oppure romanaccio, come preferite. Età, si può dire, 25 anni. 25 per gamba, sì, 20... ok. Ora tu, le sfumature. Ed è veramente, vendo tutto e vado a vivere in camper. Esattamente, E... esattamente. Era una di voi, era una che mi seguiva e sognava di andare a vivere in camper. Solo che poi è successa una cosa, che come dico io, ci ho creduto talmente tanto Che alla fine l'ho fatto. che l'ha fatto, ha rischiato, ha venduto tutto, ma adesso ce lo racconti tu, è andata a vivere in camper. E adesso siamo proprio all'interno del suo camper. Sì. E poi vi raccontiamo strada facendo, insomma. Marta, dici tu qualcosa. Allora, un annetto fa ho cominciato ad avere il desiderio di muovermi, di lasciare casa, non mi trovavo più bene. Dopo la prima pandemia il lavoro mi era calato e quindi ho cominciato a cercare sul web informazioni riguardo l'andare a vivere in camper e guarda caso mi è capitata tra le mani il sito di Daniela di Mollo Tutto e Vado a Vivere in Camper. Ho cominciato a seguirla, a vedere diversi video. Poi a fine estate io avevo già deciso comunque di vendere casa perché volevo fare questo passo. E a fine settembre, se non sbaglio, a fine estate l'ho contattata perché passava dalle mie parti e ci siamo conosciute e mi ha anche aiutato tanto perché abbiamo fatto delle consulenze insieme, siamo andate a vedere dei camper a Roma, sulla Via Pontina Una e giornata una insieme siamo giornata state. insieme, esattamente, siamo girati quattro Concessionari. concessionari di camper, esattamente. E è stata molto utile, molto esaustiva quella giornata perché mi ha dato buone indicazioni in base a quello che mi serviva, che volevo fare, anche perché io sono con due cagnolini, Ini. cagnoloni, cagnolotti, uno di taglia media e uno di taglia grande, quindi mi serviva un certo tipo di camper. E niente, quindi dopo che ho venduto casa, è passato un po' di tempo, non è che l'ho fatto tutto in pochi giorni, quindi vi dico che questa cosa è partita già da un anno fa, l'organizzazione, il pensiero, il come fare, come non fare, gestire, eccetera. Tramite Daniela poi i suoi suggerimenti e tante altre cose che avevo letto anche, ma soprattutto con i suoi consigli, ho trovato questo camper. Poi lei è tornata dalle mie parti, lo ha visto, era rimasta anche lei contenta, mi ha suggerito alcune cose da fare, io quindi sono andata anche presso un concessionario suggerito, no, un concessionario Una, meccanico, sì, un'officina da l'officina Marco Floris FMA International Workshop a Roma. suggerita da lei, dove ho sistemato il camper proprio per andarci a vivere 365 giorni Poi l'anno. gli Adesso facciamo una una piccola carrellata. brevissima scarrellata, vi facciamo vedere questo camper che è più bello del mio, No, cioè è è un vero, bel sì, camper, per non mi viverci, posso sì. lamentare, sì, mi piace. Però io ti ringrazio e sono lusingata da tutti questi complimenti, però parliamo di te. Quindi hai sistemato il camper, ci sei andata a vivere. Allora, io l'ho preso a novembre, l'ho sistemato, l'ho organizzato, eccetera, nel mentre stavo ancora a casa. Ho lasciato casa i primissimi di marzo. E sono andata a vivere sono 2 mesi quindi esatti, dal 2 marzo che vivo in Qua camper. sono tutti muti, stanno ascoltando, sono tantissimi, ma stanno solo ascoltando. Ciao a tutti, dice Roberto, l'epidemia di Daniela. Ragazzi, se avete domande discrete, ovviamente, da fare a Marta, fatele tranquillamente. Sì.
E quindi hai cominciato a gironzolare, nel frattempo ci sentivamo. Sì, io volevo muovermi, non volevo rimanere ferma, perché l'idea, la mia idea, anche in passato mi sarebbe piaciuto viaggiare, ovviamente con le possibilità di adesso sono riuscita comunque nei momenti in cui si poteva fare a muovermi, sono arrivata in Sicilia dove ho ritrovato Daniela. Ma la Sicilia è la mia meta, a prescindere da Daniela, però sapevo che lei era qui, quindi poi alla fine ci siamo incontrate e stiamo da un mese insieme, abbiamo girato parecchio, stiamo girando, io rimarrò ancora un po' in Sicilia perché me la voglio visitare. Mi sto trovando bene a vivere in camper. Poi ovviamente ognuno ha le sue esigenze, le sue modalità. Io mi ero stancata di affacciarmi al balcone e vedere il palazzo di fronte appiccicato e invece adesso non ho più cemento davanti, ma ho paesaggi diversi tutti i giorni. Tutti i giorni, sì. Abbiamo, perché abbiamo, in questo momento abbiamo. Abbiamo, perché siamo insieme. Addirittura Marta ha fatto il corso di kitesurf, ragazzi, se l'è regalato per il suo compleanno. Esatto. Quindi è una grande. Il mese scorso eravamo vicino alla scuola di kite e mi sono fatta questo regalo, mi sono molto divertita, sì. È scalmanata. Sì. Vuoi dire cosa hai fatto due giorni fa? Ah, ho fatto un tatuaggio. Aspetta, non so se riesco a farlo vedere. Cioè, è praticamente rinata, rifiorita. Era un'altra delle tante cose che volevo fare nel cassetto, un altro desiderio nel cassetto, e questo modo di vivere ti lascia proprio, ti tira fuori un'energia particolare, come se riuscissi a fare esattamente quello che mi piace fare, in libertà, senza condizionamenti, senza le persone che ti giudicano, senza preoccupazioni in questo senso. Anche perché fare questo stile di vita ti porta a stare a contatto con persone che hanno fatto praticamente lo stesso stile di vita, ne abbiamo conosciuti tantissimi, sì, anche sì, allo Stagnone. Ogni zona dove andiamo conosciamo persone che hanno questo stile di vita, è proprio una community. Esatto, una comunità dove facilmente si conoscono persone e ci si aiuta anche, non ci si giudica. Una cosa che ho notato molto bella è che non ti chiedono tu che fai, che lavoro fai, da dove vieni, che macchinone c'hai. Si parla di come stai, di che bel posto hai visto, quanti viaggi hai fatto, quanti tramonti hai visto in quest'ultimo mese. Di questo si parla, non si parla delle cose materiali, si parla delle cose più belle. Le cose materiali sono comunque, è ovvio che se ne parla, però sono cose costruttive, perché ci sono cose materiali e cose materiali, sì, anche sì, il kitesurf è una cosa materiale se ci pensi, perché comunque la tavola, la vela sono cose materiali, ma hanno tutt'altra, ovviamente un modo diverso di approcciare proprio, esattamente, sì sì. E quindi mi sembra di capire che per adesso non torneresti indietro, non tornerai indietro, anche se conoscendoti, ma dillo tu, non mi sembri una che si fa grossi progetti. No, non, diciamo che io sono partita con questa idea senza darmi una scadenza, ma nello stesso tempo mi sono detta è un periodo sabbatico, perché non mi voglio dare né scadenze di sto fuori 3 mesi, né scadenze non torno più, starò via sempre. Vediamo, perché magari fra 3 mesi mi sono stufata e decido di ricomprarmi casa, come rimango così per 30 anni. Da come mi vede Daniela, lei dice che continuerò, anche perché questo è ancora poco, quindi sicuramente voglio continuare. Al massimo ti immagino che ti vendi il camper per riempirti di tatuaggi e comprarti 5 vele per andare a fare kite. Scrive Vittoria, che è un'altra scalmanata come noi, che è andata a vivere in camper anche lei. Anch'io ci vivo ed è fantastico e rende felice il camper, in camper liberi mia figlia Renata. Tra l'altro forse ci rivediamo, Vittoria. Senti, riusciamo ad accendere solo un po' di luce qui, che scusa, sta andando via...
il sole. Ragazzi, avete qualche domanda da fare a questa mattacchiona? Ah, ecco. Così è meglio? Oh, bellissimo. Anche qua c'ho. E senti, no, basta, basta, sembra un astronauta. Marta, che ti hanno detto gli amici? Alcune persone, quando glielo dicevo, mi guardavano come se fossi un extraterrestre. Così. Ma che stai? What's camper? What's vita in camper? Non capivano, perché effettivamente, per carità, non è una cosa che si sente tutti i giorni, che le persone vadano a vivere in camper, e poi ti vedono a volte, se non ti conoscono bene, come la pazza, la matta della situazione, che sta facendo una follia o che sta scappando da qualcosa. Scappando, assolutamente no. Io ho mantenuto tutti i rapporti, sto bene, ho la mia famiglia che andrò a trovare ogni tanto quando passo da Roma, perché sono di Roma, non so se si è sentito. E ho i miei amici, ma ho anche me stessa, la voglia di vedere, di sperimentare, di andare in giro. Non si sente bene, per favore puoi alzare il volume, è che forse è un po' lontano e che ci abbiamo un problema di 40 kg qua giù. Abbiamo un cagnolotto. Uno dei due cagnoloni che è un maremmano. Simil maremmano, sì. Simil maremmano, sì, perché sono tutte e due adottati dal canile, quindi brava Marta. Per forza. Bravissima, sono due cuccioloni di 14 anni. Sì, sono i miei figliotti pelosi. I migliori amici di Spritz, ormai hanno fatto. Ah, sì, ormai. Comunella. Sì, giocano sempre, giocano, stanno spesso insieme, si fanno le feste quando si vedono, è bellissimo vederli insieme. E senti Marta, quindi per adesso hai detto tornerai a Roma a trovare gli amici, i parenti, ma qualche progetto per il futuro ce l'hai a breve termine? A breve termine mi voglio finire di girare la Sicilia, quindi nelle prossime settimane starò ancora qui in Sicilia, poi voglio risalire piano piano l'Italia, fermarmi a Roma per un pochino e poi continuare a salire, chissà. Tu dici intanto saliamo e poi vediamo. Un po' di qua, un po' di là. Che segno sei Marta? Io non ci credo ai segni, però com'è possibile che è un segno di fuoco, di ariete, di fuoco come me? Mannaggia la miseria. Comunque ragazzi, è bellissimo davvero avere una di voi, cioè essere io sul suo camper, di una di voi che un anno fa era una di voi che sognava dall'altra parte dello schermo, studiava, si informava e che poi veramente l'ha fatto ed è qua con me da un mese, a parte che è nata una bellissima amicizia, e poi vederla proprio felice, serena, che ha realizzato il suo sogno, per me davvero non ha prezzo. Ecco, è arrivata una domanda, indovina un po' che domanda è. Ma il sostentamento da dove arriva? La sostengo io. Allora, io ho venduto tutto, veramente tutto, casa, macchina, mobili, tutto quello che potevo vendere l'ho venduto e quindi ho investito le cose che ho venduto e quindi mi mantengo per ora in questa maniera. Poi chissà, domani farò delle stagioni piuttosto che inventarmi qualche lavoro, le possibilità sono tante, non bisogna pensare che ci siano solo i lavori fermi, le possibilità statici, le possibilità ce ne sono, anche andando su internet si trovano tanti suggerimenti, quindi non è così difficile. Io ho questa fortuna che avevo la casa mia di proprietà e ho potuto fare questa cosa, però ci stanno tante altre possibilità. Anche i semplici lavori stagionali, la ragazza che mi ha fatto il tatuaggio, lei vive in camper e fa tatuaggi in giro, incontra le persone che incontra, gli chiedono di fare il tatuaggio e si mantiene così, quindi insomma ci sono tante possibilità. Io lo dico sempre, ragazzi, per chi mi dice che non si sente bene di alzare il volume, noi lo dovete alzare voi il volume, non noi. Noi siamo a mezzo metro neanche. Io purtroppo ho perso il microfono. Dopo l'ultima diretta, quella che abbiamo fatto insieme, dove
eravamo dentro il furgone che c'era vento, ti ricordi quel microfonino? Sì, non lo trovo più. E lo devo riordinare. Abbiate pazienza, alzate il volume oppure ve la guardate dopo collegandola alla televisione o alle casse. Ecco, Vittoria dice, io sono partita da niente, da zero. È così, perfetto. Sì. Luigi dice, ci credo, non hai sbagliato. E... ok, che bello un'altra di noi. Ragazzi, se avete altre domande fatele, perché la diretta è quasi finita. Ti stavo, stavo dicendo a loro, quando anche a me chiedono, ma come fai per vivere, come ti mantieni? Io dico sempre, e forse tu, ora è da 2-3 mesi che sei in camper. Due mesi. Ma siamo noi che ci muoviamo il Aldo, dove vai? Aldo che si muove. No, c'è anche il cane qua. Sembrava che sta muovendo. Fossimo noi che. Sembrava fosse il nostro camper, il tuo. Vabbè, in società è il mio anche. E forse il problema economico di come ci si mantiene, secondo me, è veramente uno degli ultimi. Ah, parli del discorso di quanto costa vivere in camper? Sì. Che ne dici? Dopo 2-3 mesi che sei in camper? Non ci sono bollette, ragazzi. Cioè, io ho il gas, perché ho la bombola ricaricabile che ho preso tramite il suo sito, e spendo, ho fatto un calcolo, il mese di marzo a Roma ha fatto freddo, io ho speso 8 euro a settimana, quindi 4x8, 32 euro in un mese. Scusa, visto che ormai hai aperto l'argomento bombola ricaricabile, in 3 mesi hai avuto problemi a ricaricarla? No, me la ricaricano tutti tranquillamente, nessuno mi fa storie, quando arrivo, quanto? Il pieno, grazie. E me ne vado. Quindi confermi la mia, il mio prezzo, pure io sono intorno ai 30 euro al mese. E a marzo ha fatto freddo a Roma. E poi mi sono spostata. Poi, no, di che stavamo dicendo? Ah, di quanto costi. Costa. C'è il gasolio, in base a quanto ti muovi, se non vuoi spendere troppo gasolio ti muovi di meno. Il mangiare. Questo mese ad esempio siamo state 2 settimane allo Stagnone, altre 2 settimane abbiamo giracchiato qua in zona, avremmo speso 20 euro in un mese. Sì. Io ho speso. Stiamo facendo sempre libera. E che altre? La spesa per mangiare, quello è la spesa maggiore che mangiare. E basta, che altre specie esistono? L'assicurazione e la gestione di un camper, che può essere quella di una macchina più o meno, calcolando che il bollo costa molto meno, è molto meno caro rispetto anche a una macchina, anche le assicurazioni, perché è veicolo ricreativo, no? Ricreazionale. Ovviamente poi potete andare a approfondire, c'è l'articolo sul blog quanto costa vivere in camper, però quello che voglio dire io, ti sembra che il problema principale di andare a vivere in camper sia mantenersi, cioè alla fine quelle 300, 400, 500, perché poi magari uno vuole girare un po' di più, quindi invece di 20 euro di gasolio tanto in un'area di sosta per stare uno o due giorni più comodi. Può variare di 100, 150, 200 euro al mese, voglio dire, quelli di 4, 5, 600 euro al mese, secondo me, con un lavoro stagionale si fanno 3 mesi, si guadagna quanto poi si può spendere in 6 mesi. Assolutamente, comunque è molto meno caro rispetto a vivere in casa. Sì, tra l'altro tu hai fatto, e se non ci sono altre domande chiudiamo, hai fatto anche un'altra esperienza molto carina. Ah, ho fatto Workaway, parli? Sì. Io per venire in Sicilia ho lavorato. Workaway, non so se tutti lo conoscete, è un sito mondiale di persone che offrono vitto e alloggio in cambio di qualche ora di lavoro al giorno. Quindi io per riuscire a venire in Sicilia in questo periodo ho fatto il Workaway. Sono stata contattata, guarda caso, da una persona in Sicilia, dove io non volevo venire. Non esiste il caso, perché io volevo assolutamente venire in Sicilia. Mi chiamano, mi contattano dalla Sicilia, quindi sono venuta giù, ho lavorato queste 2 settimane, ho fatto questa esperienza, quindi gratuita, perché io avevo vitto e alloggio. Ho lavorato, lavoravo 5 ore al giorno, la mattina, prettamente la mattina. Pomeriggio ero libera di muovermi, fine settimana ero libera, fine settimana di Pasqua, infatti ho raggiunto lei, abbiamo passato la Pasqua insieme. Quindi c'è anche quest'altra metodologia, se uno non
o arriva in periodi in cui magari è un po' più dimagra, deve stringere la cinghia, può fare anche in quest'altro modo. Non guadagna, ma comunque ha vitto e alloggio pagato, Quindi, insomma, compreso. volere e potere, Volere e Marta. potere, volere e potere, più che altro io penso che oltre a volere e potere è informarsi, leggere, chiedere, andare su internet. Ci abbiamo questa possibilità enorme di informazione, perché di possibilità ce ne sono tante, quindi non è così Io difficile. dico sempre, voi ci avete me, come, cioè, voi fate le domande a me e poi mi dite, però non è così facile. Quando ho mollato tutto io e sono andata a vivere in camper, io davvero non conoscevo nessuno che faceva questa vita, quindi non ho avuto un punto di riferimento per informarmi. Io mi ricordo anche dopo che sei partita qualche Sì, ci informazione, ci siamo siamo sentite, sentite. cioè, voglio dire, come dicevi tu, è molto più semplice avendo un punto di riferimento, avendo comunque un sito dove andare a informarsi, Delle dove persone di prendere riferimento, delle spunto. persone di riferimento, certo, non è da poco. Una bella domanda è arrivata. Roberta Ok. dice: bravissima, siete fantastiche, grazie. Volevo chiedere, lasciare tutto a livello emotivo, come te la sei cavata? Allora, non è stato un problema perché non so se tu intendi lasciare gli affetti. E io non li ho lasciati gli affetti, gli affetti sono sempre qui O dentro probabilmente, con me. scusami, intende anche come te la sei cavata a livello emotivo, nel senso dove hai trovato la La forza forza di e il farlo. coraggio. E mi è venuta naturale, non ho avuto difficoltà, perché non è che sparisco per del tutto, tornerò a trovare la mia famiglia, come dicevo prima, però non ho avuto difficoltà in questo senso, come me la sono cavata. Mi è venuto naturale perché non mi trovavo più bene nella casa dove stavo, avevo voglia di muovermi, il lavoro mi era calato Questo e quindi è stata la conseguenza di tutte queste cose messe insieme e così nell'arco di più mesi mi sono organizzata per riuscire a fare questa cosa che mi sta dando tanto, tanto, tanto perché rimanere in un posto andare contro i propri desideri semplicemente perché ti dicono che dove vai, ma che sei matta, ma che figura fai, ma la gente poi ti guarda male. Vorrei dire una cosa che magari non si può dire, ma chi se ne importa, diciamo così, no? Ma chi se Chi ne frega? se ne Ma chi frega di se ne quello che pensa importa? la gente? L'importante è come sto io, come sto dentro io. Se io sto bene in giro per il mondo, in giro per la Sicilia o anche in giro nel mio paesello, se qualcuno c'è. Mi parla dietro, è un problema di quello che mi parla dietro, non è un problema mio. Invece la solitudine? Solitudine? What's solitudine? No, non ho nessun tipo di solitudine. Innanzitutto a me piace stare da sola, non ho difficoltà a stare da sola, ma quando voglio poi sto anche in compagnia, tranquillamente. Questa è una cosa che tra noi ci siamo spesso detto, ognuno fa quello che vuole, quando ci va di stare insieme stiamo insieme, quando ci va di stare per conto nostro stiamo per conto nostro, no? Non soffro di solitudine comunque. Poi ho i miei cagnoloni che mi tengono compagnia, quindi Io sto bene così. quando si avvicina qualcuno al mio viaggio, lo incontro per strada, ci organizziamo come è stato nel tuo caso, la prima cosa che dico è: uno, non bussate mai, Tremenda, non gli bussate mai il capre se lo vedete in giro. nessun motivo, proprio mai. Due, ognuno è libero, come dicevi tu, di fare quello che vuole, perché anche io, che sono una persona socievole e social, ho voglia e bisogno dei miei spazi, sono Assolutamente. gelosissima. E idem Marta, tante volte magari noi rimanevamo fuori a fare una cena tutti insieme all'aria aperta, Marta non aveva voglia e se ne tornava in camper. O l'altro giorno io li ho abbandonati qua, me ne sono andata 2 giorni allo Stagnone da sola. Cioè, è proprio bello, no? Quindi,
Il concetto di solitudine, secondo me, è che proprio è visto male. Sì, sì, è sì, visto sì, sì. Con una sfumatura negativa, quando invece ha il suo bel significato positivo se si va. Assolutamente positivo, si imparano tante cose, stai anche da soli. Allora, ora si stanno sbizzarrando. Daniela è una grande, sa tutto. A Vittoria ho anche aggiustato il camper. Allora, sei sposata, hai figli. Allora, sono divorziata e ho un figlio grande, ormai maggiorenne. Adulto, vaccinato, sistemato. Sì. Che lavoro facevi? Allora, io sono tuttora sono nel campo olistico, operatore del massaggio, riflessologa plantare, medicina cinese. Quindi, è un lavoro che volendo mi porto dietro tranquillamente e potrei fare. Quindi una di quelle cose per cui potrei mantenermi un domani avessi voglia di... Ho bisogno di... Di lavorare. Esattamente, potrei ricominciare a fare quello. Tra l'altro ve la consiglio. Lei ha provato, sì, sì. Provato, sì, sì. Allora, anche Luca dice non si sente, alza il volume. Per me è un viaggio con me stessa, dice Vittoria. Vero. E Francesco, non hai detto una parolaccia, dice. Roberta, certo, capisco sia stato un percorso, grazie. Anch'io sto facendo queste considerazioni e dopo la stagione che mi aspetta, presto sarò dei vostri. Chissà, magari ci vediamo in giro. Roberta, sul blog www.mollotuttoevadavivereincamper.com c'è la sezione stile di vita, dove trattiamo tutti questi argomenti di crescita personale, quindi la solitudine, come affrontare il giudizio degli altri, eccetera. Sicuramente ti possono essere di grande aiuto e di spunto. Vi abbordano? Allora, a me no, perché ho due cartelli grandi così attenti ai cani sulle finestre del camper, quindi non si avvicina nessuno. Io no, ringhio. A parte gli scherzi. No, a me non è mai capitato fino adesso. Vabbè, forse in maniera carina, sì, ma niente di pesante. Niente no, in maniera pesante no, nessuno, non è mai successo niente di particolare. Ok, va bene, dai, le domande sono finite, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti vi salutiamo e torniamo alla nostra amata solitudine. No, l'unica cosa che volevo aggiungere, noi parliamo ovviamente del cambiamento sul camper, perché viviamo in camper, ma i cambiamenti si possono fare per qualsiasi cosa, anche nel piccolo, se uno non si trova bene... Soprattutto. E vuole cambiare qualcosa, si può cominciare anche dalle piccole cose, da cambiare le tende dentro casa piuttosto che decidere di non stare tutte le domeniche al centro commerciale e andare a fare una bella passeggiata in un parco al mare, adesso che la stagione è migliore e i colori dell'Italia lo dovrebbero permettere. Quindi bisogna cominciare da piccole cose e poi tirare fuori sempre di più quello che si ha dentro e si arriva poi a quello che si vuole. Si può capire bene quello che si vuole, perché non è che i cambiamenti succedono da un giorno all'altro o improvvisamente. Sono dei percorsi, perlomeno per quanto mi riguarda, sono avvenuti nel tempo, non è successo già l'altro anno. Ancora prima io ho fatto il mio percorso e sono arrivata dove sono arrivata. Nel tempo. È vero, è un percorso. Tra l'altro, non so se l'hai visto, ma uno dei miei primi video su YouTube, se non forse il primo, è stato proprio come mollare tutto e mantenersi, sì, per vivere in camper. Sì. Avevo ancora i capelli lunghi e dico proprio questo, dico non si può pensare una persona che non è mai uscita di casa da sola, anche per andare a fare shopping o per andare al mare, deve avere sempre qualcuno, un'amica, se no non esce, non è mai andata a pranzare da sola, non ha mai fatto un viaggio da sola. È impensabile che... cose più piccole sicuramente. Cioè, oddio, impensabile no, però prende un camper, va a viverci da sola a 3.000 km da casa, e capisco che anche solo immaginarlo può fare star male, può mettere ansia e agitazione. Quindi un passetto alla volta.
come dice Marta, iniziate dalle piccole cose. Volete cambiare qualcosa, volete mollare qualcosa nella vostra vita, non per forza andare a vivere in camper, magari volete mollare tutto e andare a vivere alle Hawaii, cioè non è che nessuno paga né me e né lei per farvi mollare tutto e farvi andare a vivere in camper, assolutamente. Però ci teniamo e ci tenevo a raccontare la storia e la testimonianza di Marta, perché ci tengo che ognuno di voi faccia quel piccolo cambiamento che è il primo passo di una lunga strada verso i grandi cambiamenti che poi ci rendono veramente sereni, felici. Una volta arrivati, diciamo, a metà strada, perché io la meta non la uso mai come parola, non mi piace arrivata alla meta, io non ho mete, no, io ho percorsi. No. Sono percorsi che non finiscono mai, la vita è tutta un percorso. Anche perché spesso a metà strada cambio programma, quindi la meta dove sta? Cioè io parto, intanto poi si vede, però fatelo quel piccolo passetto che vi può portare veramente a grandi cambiamenti che vi cambiano la vita. E vi assicuro che una volta fatto direte: tutto questo era più semplice di quanto potessi pensare, eh? Va bene ragazzi, se ci saranno altre domande poi magari rispondiamo con calma alla fine di questa diretta. Grazie Marta, grazie a te, e grazie a voi, tutti. Ciao, buona serata, ciao.